Buonasera, mi presento brevemente, mi chiamo Eleonora Dondi, sono carpigiana ma correggese col cuore, sono amica di primo piano, abbonata alla rivista e socia del circolo. Stasera mi hanno chiesto di presentare questa serata, ma prima di iniziare volevo prendere un secondo per ringraziare i volontari del circolo culturale primo piano, perché di solito presentano loro e non li ringrazia mai nessuno, ma credo che facciano un'attività meravigliosa. Questi eventi sono da non sottovalutare, non ce ne sono tanti con ospiti di questa caratura e che ci presentano la realtà che abbiamo intorno in modo così preciso, che ci aiuta a capire il mondo in cui viviamo. Quindi grazie ai volontari del circolo che mettono a disposizione il proprio tempo per la cultura. La serata di stasera, secondo me, è più che mai attuale. Parliamo di intelligenza artificiale. Che cos'è l'intelligenza artificiale? Secondo me ne sentiamo parlare tantissimo, ma secondo me facciamo un po' fatica a dire che cos'è. Quindi stasera abbiamo due ospiti illustri che ci aiuteranno a capire non solo il fondamento tecnico dell'intelligenza artificiale, ma anche il fondamento filosofico e magari anche qualche problema che, parlando di intelligenza artificiale, potrebbe sorgere, secondo me, dal punto di vista etico, ma anche sociale e forse anche legislativo. Vi introduco i nostri ospiti di stasera. Abbiamo con noi Nello Cristianini, che oltre a essere uno scrittore è docente di intelligenza artificiale all'Università di Bath nel Regno Unito. Ha recentemente scritto un libro che si chiama La Scorciatoia, edito in Italia dal Mulino, che peraltro potrete trovare al banchetto degli amici della libreria Moby Dick, che è qui alla nostra sinistra, e alla fine della serata l'autore sarà disponibile al firmacopie. Dialogherà con lui Enrico Pagliarini, che è giornalista esperto in tecnologie, ha una seguitissima trasmissione su Radio 24, che è anche un podcast, si chiama 2024, che è disponibile in tutte le piattaforme di podcast, e vi consiglio di ascoltarla perché rende la tecnologia fruibile a tutti, con ospiti molto interessanti. Grazie, grazie. Concludo ringraziando gli sponsor, perché senza di loro ovviamente queste serate non sarebbero possibili. Questa sera hanno dato il loro contributo WebRanking, Duna Corradini, Bet Sistemi, Allianz e lo studio legale associato Franzoni Dittamo. Abbiamo il patrocinio del Comune di Correggio, nonché l'onore di avere il sindaco presente in sala, Fabio Testi, qui in prima fila. Lascio la parola a Enrico Pagliarini. Molto bene, ottimo. Buonasera a tutti, benvenuti. Abbiamo tutto praticamente. Abbiamo primo piano che ha organizzato, abbiamo gli sponsor, abbiamo il sindaco, insomma ci sono un po' tutti. Grazie a voi per essere venuti questa sera. Sarà sicuramente una serata interessante perché parliamo dell'argomento del momento. Penso che questo sarà uno degli argomenti che ci accompagnerà anche nei prossimi anni. Professor Cristianini, buonasera, benvenuto. La serata si svolge in due parti sostanzialmente. In una prima parte in cui dialogheremo io e il professor Nello Cristianini, poi vi dico anche, abbiamo detto che insegna intelligenza artificiale non da un anno, da parecchio tempo. Si è laureato a Trieste, che è una delle migliori università in campo matematico, tecnologico in generale. Insomma, l'innovazione a Trieste fa parte del DNA, non solo a Trieste, però insomma è una tradizione molto, molto lunga. Insegna intelligenza artificiale, ha insegnato molto a Bristol e oggi insegna a Bath, che è una ridente città molto bella dell'Inghilterra, a est di Londra. Non so quanti di voi sono stati a Bath. Chi è che è stato a Bath? Qualcuno è stato a Bristol, però si è dimenticato magari di Bath.
Com'è? È a ovest. Ah sì, è a ovest, sì, no, perché a est c'è il mare, giusto, sì, sì. È a ovest di Londra, comunque vicino a Bristol. Città nota, poi lascio la parola al professore per dire qualcosa su Bath, perché non è nota. Città famosa per avere delle famosissime terme romaniche, tra l'altro, romane, tra l'altro nel 2021 inserita in questo network di città termali europee dell'UNESCO, sì, sì, sì. Due cose su Bath, l'università di Bath, eccetera. Buonasera, non me l'aspettavo, però... Vabbè, mate. Allora, noi ci siamo messi d'accordo su una serie di cose, naturalmente io non rispetterò nessuna delle cose di cui ci siamo... Certo. Bath è una città turistica del sud dell'Inghilterra, con due università, con un campus bellissimo nel verde. Mi sentite? Sì, funziona? Sì, sì. Magari ci diamo un filo di microfono. Ed è pedonale, e io ci ho passato dei bellissimi giorni durante il lockdown a camminare in giro da solo, e quindi ho deciso che mi sono stufato di lavorare a Bristol dove c'è il traffico e il rumore, e adesso voglio stare in un posto felice, e questo è Bath. Va bene così? Perfetto, sì, direi ottimo. Dicevo, il professore Cristianini insegna intelligenza artificiale. Prima di parlare di intelligenza artificiale, forse... Ebbene, mettersi d'accordo su che cosa può essere vagamente l'intelligenza, che cosa intendiamo per intelligenza, se si può definire l'intelligenza. Si deve, per evitare confusioni, perché credo che qui oggi abbiamo tantissime opinioni diverse e gente che si aspetta cose diverse a causa di Hollywood e dei media, del marketing. Dobbiamo cercare di chiarire le cose. È vero che da un anno si parla molto di intelligenza artificiale, però credetemi, ci si lavora da molto prima ed esiste da molto prima, e sono almeno 70 anni che ci proviamo. L'intelligenza in sé esiste da prima degli esseri umani, cioè gli esseri umani non sono la definizione di cosa vuol dire essere intelligenti, molto prima del primo essere umano, molto prima del primo linguaggio. Sappiamo che questo pianeta aveva molte forme di intelligenza. Troviamo i fossili di pesci fossilizzati nelle Dolomiti con gli occhi, col cervello, animali cacciavano in branco, le prede scappavano. Sono tutti segni di animali in grado di pensare, ragionare, comunicare, organizzarsi. E l'intelligenza serve a quello, serve a sopravvivere, ed è per quello che si è evoluta. Non si è evoluta per consentirci di leggere Shakespeare o di sentire le sinfonie. E purtroppo molto spesso sentiamo dire ma le macchine non saranno mai intelligenti perché non potranno mai commuoversi davanti a un bel tramonto o apprezzare una sinfonia. La verità è che l'intelligenza è un'altra cosa. Le macchine, se non sono capaci di commuoversi, è segno che non sono esseri umani, ed è un bene. Ma quando mi arrivano le cavallette nel giardino e mi mangiano la verdura che ho coltivato, sono animali intelligenti, che riescono a usare le informazioni, a decidere, a regolarsi, a organizzarsi, a fare quello che devono fare. C'era lo psicologo francese in passato, Jean Piaget, che gli piaceva molto fare questi slogan, e diceva: l'intelligenza è sapere cosa fare quando non si sa cosa fare. Ovvero, quando ci troviamo di fronte a un caso imprevisto, in cui non ha senso aver memorizzato tutto, e lì bisogna cominciare a pensarci su. Se io avessi nel computer il filtro per bloccare gli email spam, quelli indesiderati, se io avessi un elenco di tutti quanti gli email indesiderati, basterebbe confrontare l'elenco con la lettera che arriva, e se è nell'elenco non la mostro. Ma in realtà è che arriverà qualcosa che non ho mai visto prima. E davanti a un documento mai visto prima, decidere se è desiderato o no richiede una forma di intelligenza. Se gioco a scacchi, potrei aver memorizzato ogni configurazione della scacchiera e sapere qual è la mossa esatta in ogni caso. Questa non è intelligenza, ma se vedo una configurazione mai vista prima e devo comunque muovere, e qui devo pensarci su, ragionare, capire, fare un piano. E questo vale per la traduzione dei documenti, vale per la macchina Tesla automatica che va in giro per la strada, dove non troverà mai due volte di fila lo stesso identico caso, perché basta che passi un piccione e cambia l'autobus, il mondo cambia. Ecco, sapere cosa fare in situazioni nuove richiede l'intelligenza, e questo esiste da tempo. Sì, questa è una bella definizione, anche perché
semplice, ma allo stesso modo complessa, esaustiva, sapere cosa fare quando non sappiamo cosa fare. È una bella definizione. Noi questa sera racconteremo alcune cose che sono nel libro di Nello Cristianini, racconteremo anche alcune cose che non sono nel libro di Nello Cristianini, quindi avete fatto bene a venire questa sera. Racconteremo anche, anzi, non racconteremo alcune cose che sono nel libro, perché poi manteniamo la curiosità. Una cosa che forse non è nel libro, ma penso che sia importante e necessario dire subito all'inizio della nostra chiacchierata, è che noi, come il professore ha detto, o meglio, non noi, gli esperti, gli addetti ai lavori, parlano e studiano l'intelligenza artificiale da tantissimi decenni. Noi usiamo intelligenza artificiale, magari senza saperlo, da decenni. Nell'ultimo anno, più o meno, perché l'ultimo anno scade il 30 di novembre, abbiamo sentito parlare tantissimo di intelligenza artificiale. Sembra quasi una cosa nuova. C'è qualcosa effettivamente di nuovo che si chiama intelligenza artificiale generativa. Allora, spieghiamo qual è la differenza dell'intelligenza artificiale come l'abbiamo conosciuta fino a un anno fa, poi in realtà gli addetti ai lavori già ci lavoravano, e invece quella che noi oggi vediamo e che commentiamo. Sì, non c'è dubbio che abbiamo in tasca i telefonini da molti, molti anni, e i telefonini smartphone hanno dentro il... Io qui dentro ho il programma per tradurre i documenti, YouTube, che mi raccomanda i video. La mattina io guardo le notizie della BBC, e siccome sono il login, ricevo le raccomandazioni della BBC. Abbiamo sempre avuto contatto da anni con algoritmi che si adattano, raccomandano. Amazon ci raccomanda i libri. Chi di voi usa TikTok, Instagram? Io non lo faccio, ma sono abituati. Facebook. Saranno 15 anni che ogni giorno ci confrontiamo con una macchina intelligente che prende decisioni allo scopo di farci cliccare o di darci qualche informazione. Questo è da sempre. Ma non generava discorsi, e quindi era facile anche non accorgersi. Invece è importante imparare a riconoscere ogni volta che incontriamo una macchina intelligente, un algoritmo intelligente, perché è il modo per riuscire a difendersi, a fare le leggi, riconoscerle. Da quando parlano? Da novembre. È chiaro che è difficile ignorarli. Da novembre c'è un passo in più, e questa cosa riesce anche a parlare. Però ecco, c'era da ben prima. Sì, questo però è importante, perché appunto abbiamo aggiunto questa capacità delle macchine, e quindi la parola generativa è importante, perché generano qualcosa. Ma possiamo dire, sulla base anche della definizione di intelligenza che abbiamo fatto prima, che le macchine sono intelligenti, oppure che le macchine possono essere intelligenti? No, senza dubbio. Abbiamo detto la capacità di sapere cosa fare in situazioni nuove. Per essere ancora più tecnici, perseguire degli obiettivi in un ambiente magari sconosciuto. Perché dico obiettivi? Perché sapere cosa fare, uno potrebbe dire, beh, basta che ti muovi a caso, lanci la monetina, sai già cosa fare. Sì, ma deve essere un comportamento appropriato, efficiente. E appena si comincia a fare il conto matematico di questa cosa, si arriva a questo punto qua. Saper perseguire un obiettivo, quello che è sopravvivere, mangiare, vendere i libri, far cliccare la macchina che deve andare in un posto. Perseguire un qualunque obiettivo in un ambiente nuovo non è solamente degli animali e delle persone, è anche di YouTube. YouTube si incontra ogni mattina film nuovi, video mai visti prima, utenti potenzialmente nuovi, e deve trovare il modo, in qualche modo, di combinare video nuovi con utenti nuovi senza avere informazioni complete, ragionandoci su, comparando i contenuti. TikTok lo fa benissimo. Chi di voi ha provato? Uno scarica TikTok, ci mette l'account, tutto nuovo, mai vista questa persona, nel giro di un giorno la macchina fa un paio di esperimenti, due o tre, e capisce molto rapidamente che cosa indurrà questa persona a cliccare. E poi nei giorni successivi si migliora sempre di più, impara. Ecco, un algoritmo che impara, persegue obiettivi, si adegua, e già comincia a essere intelligente, almeno quanto la lumaca del mio giardino. E poi in certi casi si può anche fare dei ragionamenti. TikTok non ragiona, ma altri algoritmi possono ragionare addirittura.
Perché il libro si intitola La scorciatoia? Perché questo concetto che è stato utilizzato tra gli scienziati, quello di prendere delle scorciatoie, è vero negli ultimissimi tempi, ma è vero già forse da decenni, e penso che questo sia un passaggio importante per capire anche come funzionano questi sistemi di intelligenza artificiale. Cosa vuol dire? È molto importante, la scorciatoia è il punto di mezzo, ci aiuterà a capire come abbiamo costruito quello che abbiamo in mano, che vale per quella generativa e per l'altra, vale per entrambe le forme. I meccanismi sono gli stessi. La scorciatoia è un'idea utile, e voglio spiegarla bene perché è molto utile. La si capisce bene se pensiamo per un secondo alla strada che volevamo fare, quella che abbiamo tentato di prendere e che poi abbiamo dovuto invece evitare. Quindi posso fare un passo indietro? Certo. Minimo. È un passo indietro, ma è brevissimo, ma mi aiuta a dire una cosa. Sul punto cos'è l'intelligenza, no? Sta domanda qua se l'è posta in modo molto urgente un certo signor professor Carl Sagan, che era questo astronomo americano della televisione americana negli anni 70, quando la NASA gli diede un incarico strano e speciale. E l'incarico era di scrivere un messaggio destinato a essere compreso a una generica intelligenza aliena. Questo non è facile perché è molto generale. Come si fa a sapere chi leggerà il messaggio? Un'intelligenza aliena. Perché stavano mandando questa sonda Pioneer 10 nello spazio, sapevano che avrebbe lasciato il sistema solare, saprebbero che sarebbe entrata nello spazio interstellare, e pensavano se un domani, un dopodomani, qualche alieno dovesse trovarla, vogliamo avere un messaggio. E Sagan si consultò con i suoi colleghi fisici teorici e matematici, gli studenti, e trovò questa soluzione. Un messaggio basato sulle leggi fisiche e matematiche che conosciamo. La sua idea era che siccome un'intelligenza aliena si deve essere evoluta nello stesso tipo di universo, soggetta alle stesse leggi, deve arrivare a capire le stesse cose. E questa placca d'oro contiene una molecola di idrogeno e delle pulsar e altre relazioni matematiche e fisiche. E l'anno dopo Sagan giunse al punto di scrivere un messaggio ancora più complesso da mandare con un radiotelescopio, una sequenza di bit basata sulla matematica dei numeri primi, per lo stesso motivo che qualunque alieno prima o poi deve arrivare a capire queste cose. Non ha ricevuto nessuna risposta, ovviamente, non abbiamo sentito niente in ritorno. Io nel libro racconto come ho mostrato questi messaggi al gatto di casa mia, il gatto non ha risposto, ovviamente, ed è importante perché ci indica qual era la strada che tentavamo di prendere. Cercavamo di contattare delle intelligenze che tutto sommato sulla Terra non ci sono, a parte un singolo caso che siamo noi. Nessun altro sulla Terra si interessa di numeri primi, a parte noi. E non solo, l'avessero mandato quel messaggio 300 anni fa, neanche Leonardo avrebbe capito cos'è una molecola di idrogeno, perché non c'era questo concetto. E se andasse in un altro paese lontano, lui non cercava un'intelligenza, cercava un'altra persona come lui, un altro fisico teorico che ha un interesse nella molecola di idrogeno e nei numeri primi. E non è strano, perché è molto umano. Uno non riesce a immaginare una cosa profondamente, interamente aliena. È difficile immaginare una cosa completamente diversa da noi. E dobbiamo cercare di fare questo, di immaginare un'intelligenza interamente distante da noi. Ecco. Ma prima di capire questo, abbiamo tentato di replicarla, e i primi metodi che abbiamo usato per decenni erano sistemi di intelligenza simili alla nostra, quindi in modo introspettivo ci chiedevamo come ragioniamo, con la logica, come parliamo, studiamo la linguistica. C'era tutto un mondo enorme di studi di linguistica, di logica e di teorie dell'intelligenza, perché volevamo implementare quei modelli nei computer. E tutto quel metodo lì non ha funzionato. Ma si parla di 30-40 anni di lavoro. Oggi il traduttore automatico dentro Google Translation non fa uso delle teorie linguistiche di Chomsky o degli altri. Il meccanismo che decide quali libri raccomandare a qualcuno non fa ragionamenti logici. Tutto quel mondo non è servito. Ma negli anni 90 abbiamo preso delle scorciatoie, ecco la risposta. Abbiamo cominciato a dire, beh, se non abbiamo una teoria adeguata
Ora parlo di linguaggio come esempio, ma vale per la visione, vale per altri campi, ma nel linguaggio. La nostra teoria linguistica non è sufficiente, non funziona. Ma se io devo solamente bloccare un'email indesiderato, o se devo solamente riconoscere una frase, una sequenza di parole che non è una frase che non ha senso, tante volte non c'è bisogno di fare troppo lavoro, tante volte un po' di statistica è sufficiente. E abbiamo cominciato a fare dei piccoli trucchetti statistici per riconoscere alla meglio quelle frasi che non sono italiane ma sono parole a caso, o riconoscere alla meglio gli email che sono indesiderati, contando parole. Quello strano approccio lì è cresciuto così bene che adesso è alla base del nostro modo di fare le cose e della prima scorciatoia, usare trucchi statistici. Questo crea il problema di trovare i dati da cui imparare queste relazioni statistiche. E invece di farli generare dagli esperti, dalle maestre di scuola, ci siamo messi a raccogliere esempi di testo scritto dal web, dove c'erano i forum, dove la gente litiga, da Gospia, si andava lì, si prendeva quello che c'era e si cominciava ad analizzare le parole. E questa è la seconda scorciatoia. Usare la statistica e imparare la statistica dai dati preesistenti su internet. E poi il problema diventa come si fa a sapere cosa vuole questo utente? L'utente vuole vedere un video o leggere un articolo, ma non so cosa vuole. Chiedere non è facile. Chiedere a un utente, immaginate Netflix che vi chiede spiegami cos'è un film divertente per te. Non è facile. E si è deciso di osservare costantemente le nostre scelte e memorizzarle. L'idea era che se io clicco sto segnalando le mie preferenze. Terza scorciatoia. Con tre scorciatoie, statistica, dati trovati su internet e osservare sempre l'utente, messe insieme, sono diventate come i tre ingredienti di questa ricetta che adesso usiamo dappertutto. Instagram, TikTok, Netflix, ma anche GPT e le cose generative. Usano queste tre idee qua, statistica, dati riciclati e osservare l'utente. Ecco, questa è la scorciatoia e questo spiega per una serie di altre cose. E allora forse il titolo del libro è sbagliato. Cioè, bisognava intitolarlo Le scorciatoie. Sono tre. No, sono tre. È sbagliato, sì, il titolo. Tutto sta di come contiamo. Vabbè, la prossima ristampa bisogna correggere il titolo. Allora, mi è rimasta impressa questa frase di Frederick Jelinek, che lo pronuncia all'italiano. So. Ogni volta che licenzio un linguista, le performance del nostro sistema migliorano. È drammatica da un certo punto di vista, ma bellissima. E mi sono segnato un'altra frase, per capire se ho capito. La nuova scienza delle macchine intelligenti parla la lingua delle probabilità e dell'ottimizzazione matematica, non più quella della logica e del ragionamento formale. Cioè, se ho capito, noi siamo di fronte a macchine che a loro modo sono intelligenti, perché sanno reagire di fronte a situazioni inedite, ma non ragionano. Usano i dati e grandi quantità di dati senza ragionare e questo le fa essere intelligenti. È così che funziona? Sì, immagino che sia così se dovessi un giorno incontrare un alieno. Perché una cosa è comportarsi in modo intelligente, una cosa è riuscire a spiegare a me, aiutarmi a capire. Già se incontrassi, io penso, una medusa o una piovra, non sarebbe facile discutere. Io non so un ragno come veda il mondo, con otto occhi e con le sue idee di ragno. Non credo che sia facile capire cosa ha in mente. Immaginiamoci un alieno che non ha nulla in comune. Ecco, questa macchina qui riesce a prendere decisioni utili e anche comprensibili ai suoi obiettivi, li persegue, impara, ma rappresenta il mondo al suo interno in modo diverso. Lo capisce a modo suo. Comunicare sarà molto difficile. Ci possiamo fidare di queste macchine? Perché se è vero, come abbiamo detto, che queste macchine sono intelligenti perché riescono a prendere delle decisioni sulla base di quantità di dati che quasi nessun umano, forse manco gli addetti ai lavori, a volte riescono ad immaginarsi, stiamo parlando di miliardi di data center giganteschi che consumano decine di megawatt di energia elettrica, quindi veramente quantità di dati e capacità di elaborazione di questi dati immensa, difficile da immaginare, e se questi dati non sono qualitativamente, e anche qui si apre un capitolo immenso, buoni,
non so, ci possiamo, fino a che punto ci possiamo fidare di queste macchine intelligenti? Ah, ci sono tantissimi, non voglio sembrare pessimista, ci sono mille modi in cui le cose possono andare male. I dati sono un ottimo esempio e anche altre cose possono andare male. Adesso, dopo parliamo di cose più leggere però, sì, questa è la cosa meno leggera. Cosa vuol dire fidarsi, no? Io stasera sono andato con questi amici al ristorante e ho mangiato. E ovviamente mi sono fidato del cuoco. Cosa vuol dire? Non è che posso andare a discutere, a questionare, ma che intenzioni ha, ma che competenze ha. Fidarmi vuol dire che io credo, più o meno razionalmente, che il cuoco è competente e benevolo. Le due cose sono separate. Potrebbe essere molto competente, però mi ha beccato a letto con sua moglie e adesso mi mette qualcosa nella cena. È possibile. Ma io mi fido che è competente e benevolo. Perché? Perché intanto c'è un sistema antico di controlli, di istruzione, di scuole, ha fatto una scuola di chef, mi immagino, ha imparato quello che deve imparare. E poi c'è l'ufficio di igiene che controlla le cucine, e poi c'è quello che controlla la scuola, quello che gli fa il corso a sua volta è controllato. Questa catena di controlli, di ispezioni, di leggi, di regolamenti, di conoscenze, è un piccolo ecosistema che mi consente di fidarmi razionalmente che posso entrare in un ristorante. E questo non esiste ancora con gli algoritmi, dobbiamo ancora costruire quel mondo che manca, no? Per poterci fidare di queste macchine. Cosa può andare male? Beh, intanto uno potrebbe volerle usare male. E lì, vabbè, è un delinquente, bisogna avere un modo per fare delle leggi, no? Oppure la macchina, visto che la macchina stessa potrebbe prendere iniziativa, magari la macchina potrebbe avere cattive intenzioni per un motivo che non ci è chiaro, e questo se ne parla molto. Ma più spesso, in buona fede, per fare una cosa ragionevole come vendere un prodotto, la macchina potrebbe fare degli sbagli. E molto spesso le cose che ci preoccupano sono cose che sono al di là della capacità della macchina di comprendere. Per esempio, vedete, cosa è successo? Dopo queste scorciatoie, avendo fatto questo meccanismo che riesce a prendere decisioni decenti senza grandi costi, e riesce a filtrare i messaggi email, a tradurre i documenti, a comandare i video, l'abbiamo preso e l'abbiamo messo al centro del internet, dell'infrastruttura digitale che manda avanti il mondo. E abbiamo algoritmi di questa natura che filtrano le transazioni delle carte di credito per individuare possibili frodi, bloccano gli email, raccomandano i video, ma talvolta anche vengono usati per vagliare il curriculum quando uno fa domanda di lavoro o controllare se dare il mutuo a qualcuno oppure no. Abbiamo delegato tante decisioni a queste macchine. In certi paesi vengono usate nelle prigioni per vedere se c'è un rischio posto da un detenuto oppure no. Le assicurazioni. Ecco, delegare decisioni a un algoritmo vuol dire fidarsi dell'algoritmo. Cosa può succedere? Beh, una cosa ovvia, la macchina potrebbe non capire che certe decisioni apparentemente innocue magari vanno contro i diritti degli individui. Esempio, se la macchina ha imparato leggendo dall'internet il significato delle parole, che è il modo in cui lo impara, non solo impara il significato delle parole, che la parola è pilota e la parola assistente di volo sono parole collegate all'industria dei trasporti, che è vero. Impara in qualche modo dall'uso comune che quasi sempre il pilota è un uomo e l'assistente di volo è una donna, anche se grammaticalmente non c'è nessun motivo di pensarlo, ma esce fuori dall'uso comune. Se la macchina impara questo, quando poi valuta le domande di un candidato, senza volere, potrebbe cominciare ad aiutare i candidati uomini che fanno il pilota e le donne che fanno l'assistente di volo. E questo, se accadesse, sarebbe contro la legge, perché la legge è molto chiara su queste cose. Non si può prendere decisioni di tipo di lavoro o di finanza o di istruzione o di libertà personale sulla base di razza, genere e tutto il resto. No? La legge è molto semplice. C'è un rischio che la macchina fatta in modo statistico, che non si può ispezionare, che non si può interrogare, che non si può verificare, perché dentro è un gazzabuglio di numeri statistici che non ha delle regole esplicite, chi va a ispezionarla? Ecco, la trasparenza. La legge europea dice che abbiamo il diritto a una spiegazione. Ma come si fa a chiedere a YouTube di spiegarmi perché mi mostra questo video? Poi c'è la privacy. Questi dati personali sono raccolti dalla macchina. Che fine fanno? Privacy? Trasparenza. Poi c'è il problema dell'equità, che abbiamo detto. E avanti. C'è una lista. L'equità, la trasparenza. Saranno 7-8 casi che stanno venendo fuori. L'effetto emotivo e anche
l'effetto in generale di essere davanti a un meccanismo che ci raccomanda i contenuti, cioè le notizie che leggiamo. Per un ingegnere il problema finisce lì, io ti mostro gli articoli più interessanti per te, tu clicchi e sono contento. Un sociologo dopo 30 secondi direbbe sì, ma la gente viene modificata dalle cose che legge. Il fatto di leggere sempre le cose che mi danno ragione non è che rischia di lentamente radicalizzarmi. E si parla molto del rischio di polarizzare la società in cui diversi gruppi lentamente assumono posizioni sempre più estreme. Non si sa. Il malessere emotivo. Sembra che ci siano dei problemi di malessere emotivo negli adolescenti che usano questi media. La dipendenza comportamentale, addiction, il fatto che non si riesca a smettere, in certi casi alcuni individui non possono smettere, fanno 7-8 ore, alcuni si svegliano la mattina, prendono subito il telefono, controllano gli ultimi aggiornamenti, poi si alzano dal letto. Tutte queste cose qua sono abbastanza inesplorate e fanno parte della domanda, possiamo fidarci? Verrebbe da dire mica tanto, o comunque prima di fidarci dovremmo anche costruire un set di regole, dico regole, non dico leggi, poi magari ci torniamo su questo. Allora, volevo parlare di AlphaGo. Prima però di arrivare ad AlphaGo, che è un episodio che riguarda le macchine, è un gioco AlphaGo, ma è stato un gioco che ci ha insegnato alcune cose del funzionamento delle macchine. Volevo solo fare una breve domanda a proposito del fidarci e a proposito ad esempio della trasparenza che è stato citato poco fa. Ho fatto un'intervista ad un ricercatore di una startup tedesca, che probabilmente è l'unica startup europea che tiene testa alle americane. Poi parliamo anche degli Stati Uniti e del resto del mondo sul tema intelligenza artificiale. E ad un certo punto mi ha detto, ma guarda, non è che tutto quello che la macchina fa noi lo capiamo. Cioè, è vero? Cioè, noi siamo di fronte a macchine che fanno cose che il ricercatore che le ha programmate non capisce bene? Sì, beh, chiaro, senza dubbio. E non vale sia per il vecchio metodo e anche per l'ultimo sistema. Prendiamo l'esempio di GPT, quello che conversa. L'algoritmo che manda avanti GPT, quello che apprende le cose, io lo capisco perché sono due pagine di matematica, uno passa un po' di giorni, magari se è vecchio come me, 3 giorni, ma la matematica è quella. Il problema è che il comportamento del meccanismo avviene quando mettiamo insieme l'algoritmo con i dati generati da milioni di esseri umani. L'interazione fra i due non è compresa. Nessuno ha mai fatto questa cosa qua prima, io non so cosa emerge da quell'interazione. La macchina si comporta. Quindi a proposito di reagire a cose nuove. Chiaro, quindi non possiamo sapere tutto. Chi si è mai messo a leggere tutto l'internet simultaneamente e a cercare di trarre delle conclusioni? Ma sto rileggendo, come si dice, minuziosamente, tutti gli scritti di Alan Turing adesso per il prossimo libro. E ieri ho visto questa bellissima frase che dice: io posso coltivare una pianta mettendo un seme e la pianta cresce, io non devo capire tutto quello che succede. Lui si aspettava che in futuro le macchine diventeranno intelligenti, perché sappiamo innescarle, impareranno, pensa che avanti che era, senza bisogno di capire tutti i dettagli. L'importante è che non sia una pianta infestante, una pianta carnivora o qualcosa del genere. Cioè, diciamo che l'immagine delle piante è ben augurante, perché tendenzialmente le piante sono... Ma è vero il punto che hai messo, non abbiamo una comprensione chiara di ogni dettaglio di quello che succede. Se l'avessimo, i problemi che ho detto sarebbero già risolti. È la macchina equa, è trasparente, può spiegarsi. E beh, chiaro, se comprendessimo tutto, andremo dentro a guardare, basta un'ispezione. Il problema è che non comprendiamo. AlphaGo. Perché è importante? Allora, è un gioco che non è diffuso in Europa, almeno in Italia non mi sembra, ma non mi pare nemmeno in Europa. È un gioco asiatico che è stato utilizzato come... Allora, sappiamo nella storia che le macchine sono state messe alla prova, ad esempio, al gioco degli scacchi. Sappiamo che ci sono stati computer che hanno battuto dei grandi campioni di scacchi. C'è stato un caso che ci ha insegnato alcune cose fondamentali nel discorso che stiamo facendo questa sera con AlphaGo. Perché è importante AlphaGo?
Ma a me piace imparare tante piccole lezioni dagli aneddoti, dalle storielle, perché si impara meglio così, quindi il libro l'ho riempito di aneddoti, di gente che ho incontrato, di storie che sono successe. E questa è una storia che mi ha insegnato molto. Go è un gioco, ed è un gioco di scacchiera, come la dama. Sì, giusto, Go è il gioco. Alfa, sì. Go, e questi signori, io conosco tra l'altro molti di questi colleghi che lavorano per una compagnia di Londra che si chiama DeepMind, che appartiene adesso a Google. Un po' d'anni fa si sono messi in testa di fare un programma che gioca a Go benissimo. L'hanno scelto apposta perché era difficile, perché gli scacchi erano già risolti. E l'hanno fatto nel modo che abbiamo detto adesso, cioè hanno preparato un programma che riesce a scegliere le sue mosse e, se fa uno sbaglio, per cercare di cambiare il suo comportamento, una macchina che impara dai suoi errori. A quel punto la macchina che impara dai suoi errori l'hanno messa a giocare contro se stessa, una copia di se stessa, in un computer, solo che non era un computer, era un centro di calcolo enorme, e sta macchina è rimasta a giocare contro se stessa per mesi e mesi. Quindi alla fine aveva l'esperienza di milioni di partite accelerate, ma se avessimo giocato noi, milioni di partite con i nostri ritmi, si parla di molte vite di un essere umano. Nessun essere umano ha mai giocato quella quantità lì di partite. E la macchina ha imparato. Quando l'hanno tirata fuori, la prima cosa che ha fatto la macchina, ovviamente, ha battuto tutti i programmatori. Questo è per rispondere alla domanda. Sì, le macchine possono fare cose che noi non possiamo fare. Il suo costruttore non può batterla. Non può nemmeno comprendere che cosa la macchina ha imparato, perché è scritto in un modo che non è spiegabile. È un insieme di numeri che non hanno senso per noi. Quindi la macchina può fare cose meglio di noi, che non sappiamo fare e che non sappiamo capire. Poi l'ha fatta giocare contro il campione europeo di Go e ha vinto subito, e allora ha fatto questo incontro con il campione mondiale di Go che si trova in Corea. Sono andati tutti insieme a Seoul a fare questo incontro, hanno chiamato la televisione, la stampa, e hanno fatto 5 partite, molto, molto ben coperte dai media. E vi tolgo la suspense, la macchina l'ha vinta tutte. Però il punto è, ho 4 su 5, il punto è che durante la seconda partita c'è la famosa storia della mossa 37-38 ed è la mossa in cui la macchina fa qualcosa di completamente irrazionale, i programmatori si disperano, l'oppositore è soddisfatto perché sembra che la macchina abbia fatto finalmente uno sbaglio. Dopo questo sbaglio l'incontro continua, ma la macchina è in posizione debole e strana, ma lentamente l'incontro prende una piega diversa da quello che si studia nei libri di Go che esistono, e finché si vede che l'essere umano è in grande difficoltà, e alla fine in pochi passaggi la macchina vince. E quando si analizza l'incontro si capisce che questo stranissimo finale si basava interamente sulla mossa 38, che non era affatto uno sbaglio, era una invenzione di un nuovo tipo di attacco che adesso si studia, ma quella volta non si conosceva. La macchina ha inventato un tipo di attacco che non esisteva. Dico questo per dire che intanto non... sì, l'abbiamo scritto noi il programma, ma nessuno conosceva l'attacco che questa macchina avrebbe scoperto. Quindi uno può dire ha originato qualcosa, va discusso cosa vuol dire originare qualcosa di originale. Ma c'è anche il fatto che non siamo abituati ad avere a che fare con cose sovrumane. Se una macchina ha più esperienza di noi, più capacità di calcolo di noi, più mezzi di noi, per essere onesti, sarà capace di fare... Non c'è una legge matematica o fisica che garantisca che l'essere umano è il massimo dell'intelligenza conseguibile. È molto probabile che ci siano delle cose che io non potrò mai capire, o nessuno potrà mai capire, e GPT-8 riuscirà a capirle. Già GPT-3, quello che usiamo adesso, ha letto di molti più libri in molte più lingue di quello che qualcuno potrà leggere. Sicuramente già oggi è stato addestrato su più dati di quanti io possa leggere. E quando continuiamo su questa strada a fargli entrare sempre più enciclopedie e sempre più libri, non sarà sorprendente se comincerà a scoprire delle connessioni fra cose distanti. Quindi sì, non sappiamo come funziona, come anche AlphaGo. Ha più esperienza di noi, come anche AlphaGo, e probabilmente non riusciremo a capirle. Come facciamo ad essere sicuri che non ci ha azzeccato per fortuna, per caso? Non lo sappiamo, però è ovvio che AlphaGo non viene sconfitto facilmente. È stato sconfitto però 100 volte su 100 da AlphaZero, la seconda generazione. Quindi se l'avesse fatto per caso, prima o poi avrebbe perso, no? Sì.
Domanda, quindi se è vero che la macchina può stupirci, la parola forse è più corretta, nel fare queste mosse, le macchine possono essere creative? Perché c'è un grande dibattito su questo. C'è chi dice, ah, le macchine non saranno mai creative. Questa è la discussione. Se uno meccanismo proprio meccanico come quello che abbiamo costruito noi scopre una mossa mai scoperta, vogliamo considerarla come un atto di creatività o come un atto di banale meccanicità? Non lo so. Però se decidiamo che non è possibile, allora abbiamo deciso che le macchine non saranno mai creative e tutto quello che faranno dipenderà dall'artefice iniziale che le ha inventate. Sarà interessante anche legalmente, questo sarà responsabile di ogni conseguenza. Certo. Però è interessante perché c'è il problema del copyright. Quando una macchina genera un'immagine o un testo va capito chi la possiede. Faccio una pausa sul racconto di che cos'è l'intelligenza artificiale, di che cosa può fare la macchina, di quanto può sorprenderci la macchina, cercando di raccontare un po' lo scenario, il mondo in cui ci stiamo muovendo. C'è chi dice che siamo di fronte a tecnologie che con una rapidità mai vista nella storia dell'uomo stanno cambiando letteralmente la società, l'industria, i paesi, non so se tutti i paesi, anche qui possiamo discutere, cioè siamo di fronte effettivamente a qualcosa di rivoluzionario. E la parola rivoluzionario è una parola che va usata con cautela, però la uso perché penso che possa essere il caso. È così o stiamo un po' esagerando? Secondo me questo momento non capita in ogni generazione, non è che è successo a noi di vederlo, è un momento grosso, ma non perché anche culturalmente ci sono dei momenti nella nostra storia in cui le cose cambiano profondamente. Infatti a scuola impariamo spesso che i momenti, nel romanticismo, nell'illuminismo, dividiamo la storia a fette perché qualcosa è cambiato. Quando uno lo vive non se ne accorge che sta cambiando qualcosa, poi dopo si dirà, ah, in quel decennio qualcosa è cambiato di grosso. Io penso che in questo decennio qualcosa sta cambiando di molto grosso e non lo vediamo perché siamo all'interno. Siamo in un momento di cambiamento. Questo spiega anche l'ansia, tra l'altro. Nel mondo di prima, noi eravamo gli unici esseri umani, gli esseri capaci di conoscere, comprendere e ragionare. Nel mondo di domani no, saremo in due. E non so se qualcosa cambia, ecco, sta cambiando. Sì. Non so se io devo dire la verità, un po' perché lavoro al Sole 24 Ore, siamo deformati per alcune cose, spesso uso il livello degli investimenti per sottolineare che qualcosa sta succedendo. Ed effettivamente il livello di investimento che vedo, che sto vedendo in questi ultimi mesi, è qualcosa di mai visto. Soprattutto negli Stati Uniti si stanno investendo decine di miliardi di dollari per finanziare start-up, costruire data center, stanno costruendo dei data center di dimensioni incredibili. Se uno andasse in questi luoghi degli Stati Uniti dove, come del resto in Italia sappiamo, ci sono i distretti industriali, uno va qua vicino, non so, a Sassuolo, ma immagino che anche qua ci sia qualche distretto dove vede fabbriche che fanno tutte la stessa cosa. Se uno va negli Stati Uniti a vedere i distretti dove ci sono i data center, fa chilometri e chilometri e chilometri e vede dei data center, che sono poi quelli che utilizziamo anche noi quando digitiamo le cose sul nostro telefonino. Questo per dire che gli investimenti che stiamo vedendo sono un segnale di questo cambiamento e di un cambiamento così forte? Due cose. Sì, da un lato, ovvio che, come sai, l'investimento anche talvolta dipende dalle speculazioni. E speculazione vuol dire cercare di avere a breve termine dei rientri, e questo è un campo, devo dire, di ricerca che ha avuto le sue bolle nel passato. Tante volte siamo abituati alle bolle. Questa in parte potrebbe anche essere investimento, una piccola bolla, però poi ogni bolla lascia qualcosa. Ora, secondo me in questo momento quello che può cambiare, per esempio nel mondo del web, è profondo. In quella cultura della Silicon Valley
sono abituati che il potere dominante, l'azienda leader, può rapidamente scomparire se compare qualcosa di più agile. Google è arrivata nel 2000, quando c'erano già 5-6 anni di web e c'era Yahoo, c'era tanta gente. Google era superiore nell'organizzare le informazioni, li ha cancellati. Facebook ha fatto uguale a MySpace. Instagram ha quasi fatto uguale a Facebook, loro l'hanno comperata, se no finiva così. E avanti, abbiamo sempre questa cosa che arriva uno nuovo, più agile, e può. Una delle cose più importanti che spiega l'investimento è che se fatto bene, questa cosa che si chiama ChatGPT diventa il nuovo portale per accedere alle informazioni nel mondo esterno. Si chiede a lui e lui va a cercarle e ce le porta. Questo mette a diretto e repentaglio il ruolo centrale di gatekeeper di Google. Quindi Google non ha alcuna altra cosa, deve essere presente, perché questa è la loro esistenza di cui si parla. Dal punto di vista della sicurezza nazionale è ovvio che chi sa un po' di più dell'altro, o un po' prima dell'altro, ha un vantaggio. È un rischio che un governo non può prendersi. Quindi quando gli altri governi cominciano ad avere degli strumenti, ogni governo deve avere quegli strumenti, perché si parla di riuscire a organizzare le informazioni più velocemente di altri. E c'è una serie di motivi per cui tutti devono investire finché gli altri investono. Non si può essere gli unici a fermarsi. Questo lascerà un'infrastruttura enorme. Comunque vada a finire, avremo questa eredità. Sì, c'è un parallelismo che mi piacerebbe che tu raccontassi a tutti. Prima dicevamo, stiamo probabilmente vivendo con dei tratti simili l'epoca in cui i governi finanziavano la ricerca e i primi computer con risorse illimitate, o comunque quasi illimitate. C'è bisogno di molti soldi in questo campo. Io, per dire un po' di cose personali, così facciamo più leggermente... Io non sono in grado di, nel mio gruppo di ricerca, nel mio dipartimento, non abbiamo le risorse, ma tutti gli altri gruppi uguali, a Bristol era uguale, a Londra uguale, ci vogliono alcuni milioni di sterline per cominciare questo gioco, per avere abbastanza macchine, per fare un modello di quel tipo lì, ci vuole anche parecchi ingegneri e parecchio tempo, e alla fine chi può fare queste cose sono quei 5-6 compagnie. E questa è una svolta in questo momento controllata dalle compagnie private, non dalle accademie, neanche le grandi università non sono in grado in questo momento. E hanno capito che qualcuno di loro dovrà vincere questa corsa e gli altri no, e quindi investono pesantemente. Questo livello di investimento è la versione moderna di quello che abbiamo fatto negli anni 40, quando c'era la guerra mondiale, non noi, gli americani e gli inglesi, in cui hanno messo dei soldi inconcepibili per fare i primi computer, e poi i radar e l'altra cosa che hanno fatto, la bomba atomica, no? La scienza ha avuto un investimento enorme in quegli anni, per motivi ovvi, naturali, e per decenni dopo si è continuato a raccogliere quell'investimento, perché l'energia nucleare che c'è qui vicino viene fuori da quell'investimento lì. Il computer nel mio telefono viene fuori da quell'investimento lì. E poi hanno trovato il modo di trasferire quello che hanno imparato nell'accademia. Hanno investito, nonostante la crisi economica che avevano, hanno deciso che è giusto investire. Oggi non c'è la guerra, quel tipo di liquidità viene dall'industria americana. Sono tutte quante lì intorno a San Francisco, sono 5-6, e lì stanno costruendo e investendo. Il numero di persone coinvolte, di miliardi spesi, di macchine costruite, è il massimo sforzo che ho visto io nella mia carriera in questo campo. Non c'è mai stato. Il mio campo era un campo piccolo, le conferenze erano piccole, eravamo 300, 400 professori a una conferenza di reti neurali, ci ritorno 6 anni dopo, sono 5.000 persone, i giornalisti, gli attivisti, i poliziotti per controllare gli attivisti, i reclutatori, le compagnie. Cioè, alla fine gli scienziati erano pochini e qualcosa è cambiato. L'investimento è enorme. Se non capita qualcosa di particolarmente grosso adesso, non so quando capita, perché la pressione è fortissima. Sì, è tutto molto, molto interessante. Intelligenza artificiale e elezioni. Che cosa c'entra l'intelligenza artificiale e elezioni? Adesso non so se, sindaco, quanto dura il mandato? Fino al 28, ok, perfetto, quindi per il sindaco non ci sono problemi. No, per il sindaco deve essere preoccupato perché nel 2028 ci sono dei sistemi di intelligenza artificiale, qui potrebbero esserci i sindaci artificiali, ad esempio. Uno potrebbe dire, finalmente affido tutto alla macchina, si arrangia la macchina. No, cito le elezioni perché? Perché il prossimo anno, sapete che ci sono le elezioni, iniziamo da noi, diciamo, europee, ci sono le elezioni nel Regno Unito, probabile,
Probabile, sì. Quasi sicuro. Ci sono le elezioni, mi verrebbe da dire, in Spagna, che vanno a votare ogni tot, però ieri hanno trovato un accordo per fare il nuovo governo, quindi speriamo che vadano avanti. Ci sono le elezioni negli Stati Uniti, 2024. Oltre a questo, ci sono anche molti che si stanno preoccupando perché c'è questa combinazione di esplosione dell'intelligenza artificiale e questo appuntamento triplice appuntamento elettorale. Allora, io racconto una storia. Io ho avuto la fortuna di conoscere tanta gente che ha fatto la storia di questo campo. Per fortuna, io sono in giro da quasi 30 anni, ma loro erano in giro da prima, quindi quando ero giovane li conoscevo ed erano già vecchi. E uno di questi era, per esempio, John McCarthy, che è un professore che è morto adesso a Stanford e che era quello che ha inventato la parola intelligenza artificiale, per esempio, no? Nel 56. E tanti di questi raccontano le loro avventure. Avevano mille e mille sogni che le macchine riusciranno a tradurre o riusciranno a guidare l'automobile o salveranno qualcuno, visiteranno. Una cosa che nessuno gli è mai neanche lontanamente avuto in testa è che useremo questa tecnologia per fare la pubblicità. Questa è una roba che non c'era, è inconcepibile sarebbe per loro, sarebbero scioccati. Ed è invece il principale fonte di reddito per questa industria, perché questa industria è dominata da Facebook e Google e da pochi altri, che si finanziano interamente con la pubblicità, perché nessuno paga la bolletta di Google, e loro hanno tanti soldi che possono investire e sono i principali investitori in questo campo. Infatti, tra Microsoft e Google e Facebook hanno i più grandi modelli di intelligenza artificiale. Avendo scelto che, per qualche motivo inspiegabile, un tipo di comportamento intelligente è quello di indirizzare le persone, persuasione, diventa ovvio poi che il marketing è anche politico, e quindi da qualche anno si parla di usare tecniche di persuasione intelligente personalizzata per indirizzare gli elettori. Negli Stati Uniti, per esempio, dove ogni 4 anni si vota, loro lo sanno benissimo che si voterà quel giorno, è sempre un martedì di novembre, ogni 4 anni, è tutto molto chiaro, hanno tempo di organizzarsi, hanno delle aziende che preparano anni prima tutti i dati, perché sono quel giorno lì, il primo martedì di novembre, ogni 4 anni si vota. La questione è quanto potente è la persuasione quando è basata su dati personali ed è personalizzata. È una cosa che non sapevamo 20 anni fa, l'abbiamo scoperta 16 anni fa con la compagna di Obama. C'è un grande impatto, si può fare abbastanza, non dico tanto, ma si può fare abbastanza. Ovvio che nel sistema americano, che non è il nostro, anche piccole differenze possono fare una grande differenza, perché loro hanno un sistema maggioritario ovunque, quindi ogni contea avere un voto in più è sufficiente. Quando uno ha tante contee poi allo Stato, quando uno ha tanti stati al coso, quindi anche piccole differenze, si dice un sistema non lineare in matematica, piccole variazioni. Quindi trovare chi è indeciso e trovare cosa riuscire a convincere l'indeciso è un problema di marketing diretto, e si fa usando i dati personali di Facebook, eccetera, eccetera. Ecco dove c'è la connessione poi, no? Trovare la gente indecisa. Qui da noi sarebbe meno efficiente, infatti è un po' strano molte volte importare in Italia le idee americane. Da noi è tutto maggiore, è tutto proporzionale. Si fa un grande pentolone, poi si contano i voti, no? Il Parlamento, adesso più o meno. Sì. C'è una discussione in atto che... Ma laggiù è estremamente maggioritario, a ogni livello. Quindi c'è, sì, certo. Non solo c'è la contea indecisa, c'è il swing state, sono stati in bilico, hanno swing counties, le contee in bilico, hanno swing voters, hanno individui in bilico, e gli individui in bilico li trovano e li possono convincere, sì. No? E da noi questo concetto non abbiamo, però è vero che è possibile bersagliare individui con messaggi personalizzati, e si fa. Sì. Quindi l'intelligenza artificiale potrebbe o sicuramente avrà un ruolo. Ha avuto un ruolo nelle elezioni passate, sembra di sì. Anche lì andrebbe discusso. Nel libro ho fatto una fatica enorme a controllare i fatti, perché bisogna distinguere fra i fatti della realtà, i fatti dei giornali e i fatti degli investitori e dei esperti di marketing, quella gente lì. Sono diversi livelli, no? Una volta controllati in dettaglio, molti dei fatti riportati non erano esattamente così chiari. Però quello che è chiaro l'ho trovato e c'è nel libro. Allora, c'è un signore in Inghilterra che si è vantato in pubblico di essere riuscito a far vincere Trump, lui con la sua azienda, e usando dati psicometrici, ovvero sfruttando caratteristiche psicologiche di ogni individuo che lui aveva inferito
si dice, dal loro uso di Facebook. L'idea era, usando Facebook, esprimendo quello che mi piace, non mi piace, segnalo che tipo sono io, lui potrà capire il mio tipo psicologico e darmi il messaggio specifico per convincermi. L'ha detto in pubblico, si è vantato, è venuto uno scandalo, è venuta un'inchiesta. L'inchiesta è finita con lui prosciolto, perché non era riuscito a spostare, quanto dico, neanche un voto, si vantava in pubblico di una cosa che non gli funzionava. Questo è l'esito. Gli dico sempre, queste cose qua non ci dicono tanto cosa ha fatto, ci dicono cosa era pronto a fare se avesse potuto. Gente così esiste? Sono pronti a fare questo se potessero? Facciamo le leggi prima, così quando arriva il momento giusto ormai ci sono le leggi. Il momento di fare le leggi è questo. Esatto, a proposito di leggi, due domande. La prima è, dobbiamo regolare l'intelligenza artificiale? La seconda, possiamo regolare l'intelligenza artificiale? Perché verrebbe quasi da pensare che è sicuramente difficile, ma forse anche impossibile regolare l'intelligenza artificiale. Intanto si deve provare, no? Perché lasciare un carta bianca e far west completo non solo è difficile per i cittadini, è anche molto instabile per le compagnie, perché immaginate il caso della manifattura e dell'inquinamento. Se uno mette nel fiume, nell'atmosfera, dei veleni e il governo dice devi mettere il filtro, e il filtro gli costa, e il prodotto gli costa di più, questo dice io non posso permettermi di far pagare di più il prodotto perché gli altri non lo fanno. Quindi chi è virtuoso è penalizzato e chi non è virtuoso è avvantaggiato. L'unica strada è sempre stata che il governo dice tutti quanti hanno il filtro e se non avete il filtro non potete mettere il prodotto sul mercato. In genere si lamentano, dopodiché comprano il filtro e non vanno mai in fallimento, no? È uguale per usare i dati personali. Se è solamente uno che smette, questo è uno svantaggio enorme, l'altro continua, non cambia niente. C'è bisogno, le aziende stesse hanno un vantaggio enorme di avere chiarezza. Il governo europeo deve fare chiarezza e questo sta facendo adesso. Siccome siamo in tanti e siamo 500 milioni e rispetto al resto del mondo siamo molto ricchi, è un mercato che fa molta gola a tutti. E non solo per produrre prodotti informatici qua, ma anche per usare qua prodotti fatti da altri, dovranno seguire le regole europee, come sempre. E queste regole sono estremamente chiare, adesso ve le racconto. E in passato hanno influenzato il resto del mondo, cioè alcuni paesi hanno poi cambiato le loro regole per riflettere quelle europee. E si chiama l'effetto Bruxelles. Per esempio l'Australia, per esempio la California, adottano molte idee europee. Cosa è successo allora in questa legge? Si chiama AI Act, è già in lavorazione da tanti anni. E non è facile, perché uno, si tratta di regolamentare una cosa che è in movimento, che continua a cambiare, e due, si deve fare senza svantaggiare gli imprenditori, perché se noi opprimiamo gli imprenditori, il risultato è che qualcun altro farà i prodotti da un'altra parte, con altri principi, altri valori, ed è ancora peggio. Quindi bisogna incoraggiare l'impresa, ma proteggere i cittadini. E già lì è complesso quello che hanno fatto. Quindi non li invidio, questi qua. Ma hanno deciso di dividere gli algoritmi nelle tecniche, ma nell'uso che ne facciamo. Cioè, l'idea è, lo stesso algoritmo potrebbe essere perfettamente legale dentro un videogioco, ma andrebbe sorvegliato da vicino quando concede i mutui in banca. Stesso metodo. Non è il metodo, è l'uso che ne facciamo. E divide gli usi in quattro livelli, e il livello più alto si chiama rischio inaccettabile, perché mette a repentaglio i valori europei, e quindi la sorveglianza nelle strade, l'uso di emozioni personali per marketing, e una serie di cose che non si potranno più fare in Europa perché mettono a repentaglio i valori, e quelle sono tolte dal... neanche non proponetelo, perché sarà sempre illegale. Sotto c'è il livello di rischio alto, e lì i mutui, quelle cose là, i tribunali, si potranno fare gli algoritmi che fanno queste cose intelligenti, però con ispezioni costanti, continue e molto, molto serie, per assicurarci che nessun gruppo sociale venga mai svantaggiato, le donne, le minoranze e così via. Sotto c'è un rischio basso, in cui si può fare, ma si fanno alcune regole, e poi dopodiché tutto il resto è completamente libero. Dove non c'è rischio, c'è impresa. Se un gruppo di studenti inventa un algoritmo per caricare più veloce la bicicletta elettrica,
che facciano, non mette a repentaglio i valori fondamentali. Poi l'algoritmo, volete usarlo in prigione per dare la libertà vigilata, allora avete dei controlli fortissimi. Ecco, a me sembra un inizio di legge, prima degli altri, che verrà migliorata nel tempo, e non è stata ancora votata, si voterà o a fine di quest'anno o a gennaio, prima delle elezioni europee, si spera. Mi aspetto sì, che diciamo siamo nella fase di negoziazione finale, del cosiddetto trilogo, cioè sì. Commissione, Consiglio europeo e Parlamento. Il Parlamento l'ha già votata, però si spera che possa trovare insomma definitiva approvazione. Sì, perché è importante? È ovvio che qualcuno troverà il modo di non rispettare la legge, perché c'è sempre qualcuno che trova il modo, ma è una questione diversa, è come dire... A me piace sapere che non è legale stampare soldi falsi. È ovvio che c'è qualcuno da qualche parte in cantina che proverà a stampare soldi falsi, però è illegale. Ci sarà qualcuno che proverà a mettere in giro delle immagini inventate durante queste elezioni per imbarazzare i candidati. Sì, però è illegale. E c'è qualcun altro che cercherà di, chissà, di rubare. Almeno è chiarito cosa si può fare e cosa non si può fare. Le aziende hanno chiarezza, possono operare. E poi la polizia avrà il problema di law enforcement, ed è un altro livello che andrà discusso per anni. Credo che bisogna creare un ecosistema di quello che abbiamo detto prima, come le ispezioni dei ristoranti. Quello saranno posti di lavoro di un tipo che non riusciamo a immaginare. Ci sarà un intero settore che non c'è oggi, controllare queste cose. Sì, questo settore sta creando posti di lavoro? Ci sarà, adesso non adesso solamente gli accademici vanno bene, perché... Beh, però, ad esempio, io ho fatto un'intervista, una delle prime interviste ad una startup che fa intelligenza artificiale e mi ha detto, uno dei fondatori mi ha detto, fa, noi abbiamo bisogno dei prompt engineer, cioè gli ingegneri che riescono a parlare con le macchine. Ma che cosa sta dicendo questo? Magari sono pochi i posti di lavoro, però insomma, stiamo creando un po' di... Se siete al sesto anno di medicina, non smettete per fare il prompt engineer. Facciamo così. Beh, diciamo che se siete al sesto anno di medicina avete praticamente finito. Sì. Quindi, il pandemia, quindi anche al terzo non smettete. Ha senso in un mondo in cui uno si immagina che domani ci sarà tutto quello che verrà domani è uguale a GPT-3. La storia ci insegna che è improbabile. GPT-4 a questo punto. Diciamo che i miei figli per fortuna non fanno il prompt engineer. Ok. Però è utile... magari la nemesi, magari domani mi chiameranno, ho trovato un lavoro di prompt engineer, non si può mai dire. È utile, è interessante, perché, lo spiego, questo GPT è un meccanismo talmente generale che non viene più programmato come una volta, programmato e modificando dentro le parti meccaniche. Gli si dice cosa fare, veramente. Gli si dice, genera uno slogan per la radio 24, nello stile di Totò, e lui genera in quello stile quello slogan. Dirgli le cose nel modo esatto che ottenga l'effetto desiderato è quest'arte, ma è un'arte che cambierà ogni volta che cambiamo il meccanismo, insomma. Certo. Dunque, uno quando scopre che un professore universitario scrive un libro potrebbe fare delle ipotesi, dice, beh, certo, i professori hanno un sacco di tempo, quindi prima motivazione, ammazzare il tempo. Seconda motivazione, scrive un bellissimo libro, vende milioni di copie e diventa ricco. Un po' più difficile questo. Io conosco dei casi non vicini a me, tipo Stephen Hawking, che ha fatto milioni di copie, ma pochi. Sì, esatto. E quali sono le altre motivazioni? Cioè, perché Nello Cristianini, che fa il professore di intelligenza artificiale in una prestigiosa università, dice, ma occupo il mio tempo prezioso per scrivere un libro e non divento ricco? No, è bravo, hai ragione. In questo caso temo che non diventerò ricco. Però è da un po' di anni che mi occupo di queste cose qua, non solo di tecnologia, perché sono 30 anni, ma anche di questo specifico problema di come convivere con le nostre macchine. Io non farei queste ricerche se non fossi convinto che fanno del bene, e faranno del bene, e c'è bisogno di farle. Però sono anni che penso che possono anche andare male, e mi ricordo anche quando ho cominciato, è stato un articolo su Wired nel 2009,
che mi ha fatto pensare possono andare male, e da quella volta ci penso. E ho cercato di avvicinare, ho avuto per fortuna rapporti col Parlamento europeo e con alcune istituzioni in Inghilterra per riuscire a spiegare. È ovvio che i problemi nascono all'interfaccia tra la psicologia degli utenti, la tecnologia che facciamo noi, le leggi che fanno i politici, i giuristi, i sociologi. È un posto in cui bisogna veramente capire tutte queste cose, ed è infuriante quasi quanto sia difficile comunicare, perché hanno lingue diverse, ovviamente non conoscono gli aneddoti, e poi la stampa guarda Terminator in televisione e poi fa un intero video su Terminator, mentre la realtà è fatta di algoritmi invisibili perché si trovano all'interno dell'ecosistema che ci raccomanda le notizie e non si vedono, e quindi non è facile neanche capire dove sono distribuiti. C'è bisogno disperatamente di giornalisti, di politici, di insegnanti che sappiano quello che sta succedendo bene. E purtroppo il problema del linguaggio è enorme. E per anni ci ho sofferto, e perché parlavo con parlamentari europei, i quali in buona fede volevano aiutarmi, onestamente, e non capivano la questione. Adesso è diverso, perché adesso c'è il summit del G7 e il primo ministro ne parla. Ma la questione è stata per me... dobbiamo trovare un linguaggio comune e spiegare a tutti esattamente non solo le teorie, ma gli eventi, i fatti, gli aneddoti, quello che si è fatto male, quello che ha fatto soldi, quello che si è rovinato. E questo ho fatto, è un libro di aneddoti che mia mamma ha letto anche lei, l'ha capito benissimo, e di cose che sono successe, scritto in linguaggio quotidiano. La speranza è che la gente, gli studenti e tutti lo leggano, i politici. Ecco, questa è la motivazione. Tra l'altro, scritto non dopo e non perché è stato pubblicato ChatGPT, cioè, il libro è uscito prima. Cioè, diciamo che ChatGPT ti ha dato una mano, no. Però non era previsto. No, GPT è menzionato ed è scritto. Sì, è menzionato, però, sì, però è menzionato, però attenzione, chi lavora nel settore sa benissimo che circa dal 2017-2018 si cominciavano a studiare sistemi di intelligenza artificiale generativa basati su GPT, quindi tra di voi si capiva che stava per succedere qualcosa, però noi da questa parte, non addetti ai lavori, ci siamo accorti di tutto questo quando hanno pubblicato ChatGPT. Sì. Ma per esempio nel libro una cosa che ho fatto... Quindi se non avessero pubblicato ChatGPT sarebbe diverso. Sarebbe stato un po'... Sì. Ma anche il libro sarebbe, come dire, meno diffuso. Chi lo sa, è possibile. Una cosa che ho fatto lì dentro è stata, mi ricordo, ho cercato l'uomo più veloce del mondo a leggere, la persona più veloce del mondo, che è un uomo, e ho calcolato quanto tempo ci metterebbe quest'uomo a leggere personalmente tutti i documenti che GPT-3 ha letto. No? Il libro dice quanti secoli ci metterebbe una persona a leggere, se anche fosse lui quello. E ho fatto una serie di calcoletti così per mostrare quanti dati questa macchina ha, e quindi GPT ovvio che è una parte importante, però... E quanto ci ha impiegato? Cioè quanto ci impiegherebbe? Secoli, sì. Quanti secoli? Sì, mi ricordo che ci ha menzionato, però non mi ricordo i secoli. Sarebbero secoli di lettura costante della persona più veloce del mondo per leggere. Sarebbe impossibile, ovviamente. E questo per dire che GPT c'è lì dentro, ma hai ragione, da quando poi ChatGPT ha preso quella forma di essere una conversazione, abbiamo l'attenzione di tutti adesso. Sì. Non sono convinto che il primo ministro inglese avrebbe fatto un summit con tutti gli altri primi ministri senza quella cosa lì. Sì, sì. C'è anche chi ipotizza che nell'investimento che Microsoft ha fatto di 10 miliardi in OpenAI, che è la società che ha creato ChatGPT, che è arrivata alla versione numero 4, ci sia anche una componente di marketing importante, perché l'abbiamo capito, tutti hanno cominciato a parlare di intelligenza artificiale generativa e probabilmente, insomma, c'è anche questa componente. Ecco, tra l'altro, a proposito di questi 10 miliardi, io adesso prima col professore abbiamo detto cerchiamo di non essere troppo negativi, però bisogna anche essere molto concreti. Abbiamo un piccolo problema in Europa. Prima vi ho menzionato questa Aleph Alpha, che questa settimana tra l'altro ha ricevuto un finanziamento da 500 milioni, che è un finanziamento importante per una startup europea, però Aleph Alpha è fondamentalmente l'unica società di intelligenza. Sì, c'è qualcosa, ad esempio in Francia c'è qualcosa di interessante, e anche in Italia qualcosa, però stiamo parlando di piccoli player in un mondo di giganti. E in Italia ogni tanto qualcuno dice, cioè il governo,
dice metteremo 200 milioni dell'intelligenza artificiale, diamo 20 milioni per la fondazione sull'intelligenza artificiale a Torino. Ma è meglio che vi teniate per altro, perché negli Stati Uniti il gioco lo si sta facendo con decine di miliardi di dollari. E questo, chiedo conferma al professore, è un gioco che partecipi al gioco solo se hai questi budget. Poi se lo vinci non lo so. Già i cinesi sono un po' in difficoltà. Sì, non è il mio mondo quello dei miliardi di dollari, però vedo che la scala è diversa negli Stati Uniti. Tutti vediamo che tutti i motori di ricerca e i social media che usiamo sono fatti fuori dall'Europa, ma in America. Quindi una persona curiosa si chiede, ma perché? Noi abbiamo Skype, che poi l'abbiamo venduta a Microsoft, era una cosa europea Skype, ma basta, non abbiamo avuto un altro caso di una cosa simile. Non c'è i russi hanno motore di ricerca russo, i cinesi, quello cinese, gli americani ne hanno 4-5, noi non ce l'abbiamo motore di ricerca europeo. Sì, c'è qualcuno in Francia che ci ha provato, però sì, ma non è che gli è venuto tanto bene. Esatto. La domanda è proprio questa, perché? Sì. E lì c'è gente che fa studi di business e sanno pensare a queste cose, io non so perché, ma è ovvio che c'è qualcosa di fondamentale, no? È anche vero che nessuno in Europa ha fatto mai un disastro come quello di Facebook, per lo stesso motivo, perché andare avanti e senza regole, prendere rischi enormi e poi consentire a qualcuno di manipolarti e tentare di manipolare un'elezione, è tutto collegato. Quando uno ha meno controlli, meno vincoli, meno responsabilità, può fare di più, può spendere di più, può rischiare di più. E noi da noi queste cose non si fanno. Ma io credo che il caso specifico si chiamano language models, i modelli di linguaggio, come GPT, potrebbero diventare delle cose strategiche, come il GPS, che avrà senso farlo nazionalmente, perché diventeranno parte dell'infrastruttura strategica, secondo me, nel futuro. Sì, sì, infatti c'è chi dice se domini l'intelligenza artificiale dominerai il mondo. Qualcuno si è spinto anche addirittura a dire non so bene che cosa sia Dio e come sia Dio, ma questi sistemi potrebbero avvicinarsi ad un'idea di Dio, pensando ovviamente all'evoluzione, però questa evoluzione è un'evoluzione molto rapida, molto veloce. Sono le 21:57 minuti, io facendo la radio sono abituato a spaccare quello che noi chiamiamo clock, l'ora dentro la quale sta tutto un programma, il giornale radio, eccetera, eccetera. Quindi concluderei in questi 3 minuti, però poi se avete delle domande noi facciamo girare un microfono e volentieri facciamo questa seconda parte come vi dicevo all'inizio. Vorrei concludere con la parola preoccupazione. Dobbiamo essere preoccupati? E quanto dobbiamo essere preoccupati? O non dobbiamo essere preoccupati? Faccio però questa considerazione prima di lasciarti la parola sulla preoccupazione. A volte vedo persone che sono preoccupate o comunque interessate a capire quanto evolute saranno le macchine, quanto creative saranno le macchine, quanto intelligenti saranno le macchine. Ma secondo me dobbiamo già preoccuparci, perché quel poco che sanno fare le macchine in molti casi già oggi supera quello che fa l'uomo medio. Poi ci sono gli uomini molto particolarmente bravi. Se voi ci pensate, molte persone nella società fanno lavori facilmente replicabili. E quindi io penso che dobbiamo essere preoccupati proprio per questo motivo. Se prendete l'esempio delle macchine a guida autonoma, le macchine a guida autonoma già oggi, e non sono perfette, guidano meglio degli uomini. Se voi lasciate in una città solo auto a guida autonoma, non faranno mai un incidente. Il problema sono gli uomini. Adesso l'ho detta un po' male, l'ho detta un po' troppo in maniera, come dire, provocatoria, però quanto dobbiamo preoccuparci? Ma secondo me bisogna essere sempre responsabili, ma la paura non aiuta mai nessuno. Io sono contrario ad aver paura, sono contrario alla posizione fetale sotto il letto, no? Bisogna essere adulti, e si va avanti, il mondo è questo. La cosa da fare è controllare i processi, farne parte, controllarli, il dovere minimo è comprendere, almeno comprendere dobbiamo, perché poi ci sono i figli, perché c'è gli studenti, bisogna spiegare le cose. Dobbiamo essere responsabili, è ovvio che io non
prima di fare del male a qualcuno, ma aspetto qualunque scienziato, non solo io, ci fermiamo prima. Se uno vede che una cosa farà dei danni, si ferma, chiama il Parlamento, dice manca una legge, fate sta legge, chiama la polizia. Uno non può fare dei danni, ma aspetto niente di meno dai miei studenti, dai miei colleghi e mi fido. Però bisogna tenere gli occhi aperti, perché ogni cosa potente può fare del male, dal fuoco in poi, no? E noi siamo quelli che lo usiamo, ma ci siamo fatti male molte volte. Questo è un caso in cui abbiamo l'opportunità di prendere le cose in tempo. Abbiamo fatto un guaio con l'ambiente, ci siamo accorti tardi, si sta cercando di aggiustare, ma è ben tardi. Qui non abbiamo avuto nessun grosso guaio, l'abbiamo preso in tempo, le leggi stanno arrivando, c'è molta gente intelligente che ci pensa, è probabile che l'abbiamo presa in tempo. Magari l'abbiamo imparata la lezione. Non siamo così negativi. Preoccupati no, ma insomma, teniamo gli occhi aperti e continuiamo a lavorare. Io credo che la cosa sarà gestibile e vantaggiosamente. Sì, sicuramente siamo già immersi in un momento estremamente stimolante con cose nuove, fantastiche. Tra l'altro, molte delle cose nuove che succederanno nei prossimi anni molto probabilmente saranno dovute anche indirettamente all'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale servirà, ad esempio, al mondo della ricerca, quindi anche prodotti nuovi, materiali nuovi, servizi nuovi che vedremo nei prossimi anni saranno frutto di ricerca fatta anche grazie all'intelligenza artificiale, magari non solo, ma anche grazie all'intelligenza artificiale. Dunque, non so se abbiamo un microfono senza fili che può girare. Quindi, se abbiamo delle domande, se avete delle domande, perfetto. Allora, regole di ingaggio fondamentali. Regole di ingaggio sono, per dare spazio a tutti e per dare spazio anche al professore a rispondere, facciamo delle domande. Cioè, non facciamo un comizio oppure raccontiamo quello che pensiamo. Sì, qua c'è una domanda. Prego. C'è una domanda abbastanza telegrafica. Lì. Tu, Nereo, hai delle domande? Sì. Vuoi correggere cose che abbiamo detto sbagliate? Abbiamo Ma sbagliato. Nereo, dopo so. Diamo sì, la parola di... Lì c'è... Di obbligo. Prego. Gozzi. Poi là in fondo. Buonasera. Pensavo questo. Io ho fatto lo psichiatra tutta la vita, no? Allora, questo è uno degli argomenti, quello di stasera, più ansiogeni che sono usciti negli ultimi anni, per l'impatto che può avere sulla vita delle persone. Allora pensavo due cose mentre lei parlava, Cristianini. Il primo, ho pensato a 2001, Odissea dello spazio, il film dove il computer a un certo punto ha tanti dati dentro che si permette di fare i cavoli suoi a un certo punto, no? La seconda cosa, che avendo fatto il medico, psichiatra, in psichiatria esistono 20 sintomi, 20 farmaci e 20 malattie. Se io li metto dentro alla macchina, io posso anche smettere di fare il medico, cioè nel senso che mi fa la diagnosi, mi fa la prognosi e mi fa la terapia. Pensavo queste cose mentre parlavo, volevo sapere cosa ne pensava. L'ansia, grazie, fra l'altro, è la caratteristica antropologica per cui l'essere umano ha prevalso su tutte le altre specie, perché è l'attesa di un pericolo imminente che non si sa cosa sia. Cioè, io prevedo un pericolo senza aver visto il predatore, se sono un animale. Per cui l'ansia di per sé non è un sintomo negativo, è quello che ha permesso all'uomo di diventare la specie prevalente sulla Terra. Sì, per l'ansia, grazie, interessante. Per l'ansia sono d'accordissimo che l'unica medicina è conoscere, perché l'ignoto è la cosa più spaventosa, e anche leggere, dico il libro, ma conoscere i fatti toglie l'ansia, non c'è dubbio, perché sono molto meno preoccupanti quando li si conosce di quello che ci immaginiamo noi. Conoscere è la medicina. Per il medico, e anche per molti altri lavori, non solo il medico, non preoccupiamoci così tanto. Io posso dire questo con grande serenità. Mio padre ha fatto tutta la vita il medico. Di notte suonava il telefono, io ero piccolino, e la mattina chiedevo chi ha chiamato, e diceva era un paziente che aveva bisogno di parlare, di qualcosa è morto. E diceva no, tante volte la gente ha paura della propria mortalità, ansia. E tante volte parlare col medico mezz'ora le fa stare meglio e gli passa. Ecco, io non riesco a immaginarmi GPT o nient'altro che prenda quel posto lì. Ecco. Altre domande? Beh,
Però comunque la domanda è interessante. Io cito nel mio piccolone qualcosa che sta succedendo. Allora, non mi è mai capitato di ricevere delle email di ascoltatori della radio che dicano basta parlare di un argomento. Ma davvero, non mi è mai che successo. Con l'intelligenza artificiale sì. Pochi, per fortuna, perché sennò chiudo. Però, allora, sicuramente c'è un elemento, che ci sono tantissime notizie, sta succedendo di tutto. Quindi, per forza, se faccio il giornalista, ne parlo, no? Sennò verrei meno ai miei compiti di cronaca. Però in altre ondate, in altre bolle, chiamiamole così, secondo me questa non è tanto una bolla, cioè c'è una componente di bolla, c'è. Però è vero, secondo me, cioè, si percepisce che le cose stanno cambiando, molti di noi si trovano, io penso, inadeguati, perché già la velocità con cui accadono le cose è drammatica, perché non capisci, cioè, GPT-3, poi G3,5, G4, non ci capisci più niente. E io penso che sia vero. Secondo me il punto è interessante. Sentiamo, poi dopo magari se possiamo tornarci. Lì c'è una domanda. Alzate la mano, fatemi vedere. Ah, va? Sì, va, sì, va, va. Via. Allora, ne raccogliamo alcune e facciamo una risposta. Sì, sì, ma tanto possiamo farne anche una. Sì, sono Roberto Vezzani, grazie per l'intervento. Una cosa che mi ha fatto un po' sorridere, cioè, è stato aver citato la raccolta dei dati, il riuso dei dati, come una scorciatoia. Quando invece come accademici non è proprio così facile raccogliere dati, forse uno dei primi problemi. Abbiamo Leonardo qua di fianco a Bologna che ha le capacità per digerire dati, non abbiamo dati. Quindi al di là della regolamentare e quindi chiudere a livello politico gli algoritmi che non si possono fare, oppure personalmente non fare alcune cose, cosa che invece possiamo fare in modo proattivo anche come correggio per raccogliere dati, avere dati buoni, dati di cui fidarci. Come città, intendi? Scusa, come città o anche come... Scusa, ti posso fare una domanda? Sì, ho capito. Tu hai detto che fai ricercatore e lavori su Leonardo? Anche sì, sono collega di Rita Cucchiara. Ma funziona? Sì. Inizia. Sì? No, appunto, funziona... No, perché a me mi risulta che ci abbia qualche problema. Funziona Leonardo. La macchina, ha problemi a avere i dati, non abbiamo l'accesso alla parte di storage di dati. Come no. Modello di... No, Leonardo è un super calcolatore che è stato... Il numero 4 per fortuna al mondo, l'abbiamo a Bologna, sì. Ma sì, non riusciamo a usarlo come numero 4. Questa certo. Settimana, anzi no, la prossima esce la nuova classifica dei super calcolatori, vediamo che punto è. Cioè, vabbè, dopo ne parliamo. Altre domande? Nereo Sciutto, dov'è? No. Vai, Andrea, prego. Storchi della Web Ranking. No, io voglio rinforzare la sua domanda, però, cioè l'aspetto dei dati e di come imparano queste macchine, secondo me, è importante, no? Sia per volumi che per qualità. L'ha detto prima lei, no? Per avere fiducia di una risposta dobbiamo essere sicuri che la parte statistica viene, diciamo, generata da una serie di dati corretti. Infatti, ChatGPT poi sembra sia stato formato da tutta una serie di biblioteche, di libri, e quindi su un valore di conoscenza buono, affidabile. Però se per esempio io posso inquinare questi database oppure questi stratificazioni di dati con dei dati fasulli, no? Gatto, 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 sei un gatto. Ma se io, anziché gatto, 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 cioè gatto, gatto, cane, gatto, cane, 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 gatto, a quel punto la macchina, che è una black box, mi darà un risultato imprevedibile, falso, e quindi non mi posso più fidare. Se io come persona comincio a fidarmi della risposta che mi dà la macchina e viene inquinata la risposta che mi viene data, io perderò la mia capacità di discriminare se una cosa è buona o no. Cioè, c'è questo problema, no? Di saper discriminare cosa è generato, da cosa no, e da cosa è buono e cosa no. Ma quando abbiamo detto poco fa... questo diventerà probabilmente un'infrastruttura strategica, perché delegheremo adesso dei compiti di smart city. Automaticamente allora qualcosa è cambiato. Ecco, una conseguenza è questa. Allora, facciamo così. Negli anni 10 del Novecento i primi aeroplani erano fatti di balsa e di tela e facevano 500 metri di volo e atterravano. Chi si immaginava che saremmo arrivati alla EasyJet, la Ryanair, la contraerea, le forze armate, il radar? È un mondo. Adesso c'è i primi modelli di linguaggio. Prima o poi avranno un ruolo dell'economia,
o strategico. Non c'è alcun dubbio, qualcuno gli verrà in mente di sabotarli. Il modo più ovvio è andare a manipolare e inquinare la pipeline, le tubature dei dati, inserendo dati falsi. È la cosa più banale. Andranno difese. Si inizierà quella cosa che ho detto per le compagnie aeree. C'è gente che ci pensa già, difendere l'integrità dei dati, difendere l'integrità dei modelli, avere dei sistemi di controllo periodici per capire che il meccanismo è ancora affidabile, perché se noi ci affidiamo il traffico di correggio a un meccanismo del genere, dobbiamo sapere che non si romperà mai, anche in presenza di malintenzionati. Ecco, questo mondo si sta appena iniziando a organizzare adesso. D'altra parte, purtroppo, c'è chi usa questi meccanismi per inventare nuovi metodi per intrufolarsi nel computer degli altri. Rispondiamo... È un mondo che deve cominciare. Rispondiamo anche alla domanda precedente, cioè che cosa... Voleva più dati, come facciamo ad avere più dati? Dice? Sì, come facciamo ad avere anche dati migliori, e mi sembra di aver capito come anche a livello locale possiamo contribuire alla creazione di questi dati. Perché effettivamente questo è un aspetto interessante, cioè se ho capito, però possiamo dargli il microfono, magari spiega meglio. Cioè, secondo me il rischio anche che corriamo è che questi large language model, questi modelli linguistici, sono creati in pochi posti del mondo e da poche società. C'è tutta una corrente di pensiero, e ci sono anche dei test, o comunque dei progetti, forse meglio dire progetti, per creare dei modelli linguistici a livello locale che raccolgano il modo di pensare, la cultura dei paesi. Non so se ho interpretato, però prova a dire meglio. Sì, sì, sia quello che è il lato anche un po', non dico politico, ma la capacità di guidare noi la raccolta di dati. Noi siamo molto schivi, teniamo sempre i dati per conto nostro, abbiamo qua aziende molto grandi che hanno tantissimi dati anche a livello aziendale, però ognuno giustamente li fa come tesoro personale. A volte siamo come territorio stati bravi invece a metterci in rete per far fronte a tante emergenze, terremoti e altri. Ecco, potremmo provarci a metterci un po' più insieme anche da questo punto di vista? Ci sono speranze comunque, oppure è una gara persa in partenza? Le dimensioni sono tali che bisogna... Allora, ovvio che adesso i sistemi americani sono americani perché le compagnie americane da tempo, per altri motivi, raccoglievano dati di testo, per altre esigenze, e quindi li avevano pronti. Il lato, sono due lati, no? Uno è commerciale, uno è beni culturali. Il lato beni culturali, patrimonio culturale, è importante. La Francia è un buon esempio, vuole farsi il suo modello francese. Per il discorso che abbiamo detto, perché devo imparare io dagli americani la mia storia. Me lo faccio io. E lì possiamo immaginare il nostro Ministero dei Beni Culturali, se avesse fatto gli archivi digitali, sarebbe un buon punto di partenza per cominciare ad addestrare i meccanismi sulle nostre patrimonio culturale. Anche quelli visuali, perché anche immagino. Il mondo arabo si sta organizzando per un modello arabo, la Cina ce l'ha già, l'America ne ha diversi, in Europa si parla molto, ma ovviamente la cultura non è unificata in Europa. Dipenderà se lo scopo è preservare il patrimonio culturale o fare altro. Commercialmente, invece, ha molto senso mettersi insieme, perché anche se uno avesse una realtà locale molto specifica, il 95% del mondo è lo stesso, la fisica è la stessa, è quasi tutto lo stesso. Non ha senso ricominciare a imparare tutto quanto da zero, da correggio. Imparare che la gravità va verso di qui e non va verso di lì si impara anche a Milano, no? Il problema è riuscire a prendere un modello che si chiama foundation model, generico, e specializzarlo. E credo che il futuro sia semplice, si prende un modello generico, pagato da altri, e poi si specializza alle esigenze di una compagnia o di una città come Correggio. Credo che sia questo. Si parla molto di foundation models per questo motivo qui. Open source. O lo paghi, oppure open source. Si può anche pagare, insomma, dipende da quanto costa. Ok, ecco qua. Andiamo. No, ma hanno inventato i microfoni. Usiamo i microfoni. Funzionano? Sì, quelli. Buongiorno, mi chiamo Giulio Ravenna e volevo chiedere più che altro
saranno dal punto di vista anche utilizzati molto in medicina, per esempio durante gli interventi chirurgici, perché ho saputo già che stanno già facendo in modo sperimentale interventi chirurgici usando macchinari con intelligenza artificiale predisposti esattamente per quell'intervento o per una serie di interventi, se verranno utilizzati molto di più nel futuro, anche per esempio anche nelle protesi, molto più elettroniche, molto più, diciamo, incentrate sull'interfaccia umano-macchina. È un'altra tecnologia, ma è vero. È un altro è leggermente un settore diverso, ma è tutto vero. Qui si parla più di robotica. Conosco gente che fa robotica chirurgica e funziona bene. L'interfaccia cervello-macchina, conosciamo quello che sta facendo Elon Musk con la sua compagnia, funziona molto bene, ma è un problema un po' diverso, cioè del hardware. Qui si parlava del software, e questo campo qui del software in medicina può servire probabilmente per le diagnosi, sarà interessante il lato legale, però c'è chi ci prova. E diagnosi di radiografie l'ho vista fare con grande qualità in Inghilterra, polmonari, è ovvio che abbassare i costi della diagnosi, consentire all'infermiere di fare uno screening iniziale, mettere in ogni macchina radiografica un meccanismo che già decide, vorrebbe dire che della gente che vive in posti lontanissimi senza servizio medico, magari con un telefonino, può fotografare una lesione della pelle e sentirsi dire non preoccuparti, non è niente, e magari non c'è neanche il medico. Ecco perché cerchiamo di dire, non solo sarebbe impossibile staccare la spina, è anche irresponsabile. C'è della gente che ha aspettato per decenni questo momento, per avere finalmente istruzione a basso costo, scuola a basso costo, medicina a basso costo, e adesso che è arrivato il momento che possono averlo, sarebbe incredibile dire, però noi siamo un po' ansiosi. È ovvio che dobbiamo aggiustare le regole, farlo funzionare, ma non ha senso spegnere una cosa del genere. Altra domanda? Cito un'applicazione di intelligenza artificiale, così come l'abbiamo raccontata questa sera, per la medicina. Adesso va molto di moda, perché Microsoft ha cominciato a parlare di copilota, il copilot anche per i medici, cioè una macchina che ha visto miliardi di diagnosi e sulla base di informazioni, di dati, di radiografie, di esami medici, eccetera, eccetera, dice al medico, guarda che quella roba lì potrebbe essere questa cosa. Ed è una sorta di seconda opinione gestita dalla macchina. Lo cito perché mi sono imbattuto in una startup nord europea poche settimane fa che fa proprio questo. E questo sicuramente è un campo d'applicazione. Direi però che... Se uno fa la domanda, potrebbe l'intelligenza artificiale servire a? Secondo me la risposta è sempre sì. Cioè, è molto probabile che ci sia che in qualsiasi campo, magari non oggi, ma domani, insomma, fra un anno, fra poco tempo, l'intelligenza artificiale sia applicata a quel campo. Io se guardo al mio settore, vi posso citare tanti esempi di applicazioni di intelligenza artificiale sorprendenti, alcuni molto utili che non mi rubano il lavoro, anzi me lo rendono più facile, altri che sono un po' preoccupanti, ad esempio tutto il tema della clonazione della voce, per me, insomma, qualche pensiero me lo crea. Poi io un po' di contributi pensionistici li ho messi da parte, quindi pochettino, non tantissimo. Mi viene in mente una cosa, una banalità, se posso dire un'altra banalità. Tutto questo non è particolarmente preoccupante, se non fosse che è così veloce, no? Quando si andava a scuola, io sono convinto che mio nonno ha imparato le stesse identiche cose di suo padre e gli servivano le stesse cose di suo padre ed era facile chiedere a casa cosa devo sapere e il maestro sapeva esattamente che devi sapere quelle cose lì perché vivi in quel villaggio lì e questo è rimasto uguale per tantissimo tempo. Adesso gli insegnanti mi chiedono cosa insegnare perché non hanno idea di cosa sarà domani. Io non posso rispondere perché non ho idea di cosa sarà domani. I genitori poveri non sanno. E tutto quel meccanismo in cui sappiamo come il mondo sarà e quindi possiamo preparare i ragazzi, quello si è rotto. L'ansia nasce dal fatto che non sappiamo e quindi se fosse più lento non sarebbe male.
c'era questa petizione, se non voglio sembrare, io odio essere polemico, lo dico per dire a te, perché è tardi, ma non prendetela come una cosa polemica. C'era questa petizione 6 mesi fa, firmata da Elon Musk, facciamo 6 mesi di pausa perché andare veloci è pericoloso. Adesso è uscito il suo ultimo language model, Grok, e nel comunicato stampa c'è scritto: non è perfetto, ma l'abbiamo fatto in 2 mesi. E dico, no, non potevi aspettare un po' di più? No, vabbè, ma lo sanno tutti che... Allora, non so se sapete che Elon Musk aveva investito in OpenAI. Poi a un certo punto, si dice perché ha litigato, perché gli viene facile, diciamo, litigare. Cioè, lui, di solito gli vengono bene le cose dove c'è lui che comanda, punto. Ed effettivamente quelle che ha fatto, alcune gli sono venute particolarmente bene. E quindi, essendo uscita da OpenAI, ha visto OpenAI fare ChatGPT, ha detto: no, vi dovete fermare, così c'ho tempo per recuperare. Vabbè, ma vai a girare, Elon Musk. Prego. Prego, un'altra domanda? No, niente, io volevo fare una domanda di questo tipo. È una cosa che tra l'altro era stata accennata e poi dopo non ha trovato sviluppo nel corso del dibattito, della conferenza, e cioè l'aspetto legislativo. Va bene, ecco, quale potrà essere, va bene, l'aspetto normativo in una situazione di questo tipo? E perché dico così? Perché poi in fondo qualsiasi cosa che riguarda l'umano, diciamo così, va bene, rimane pur sempre entro un confine ed entro un limite. Allora io immagino certamente fornitori di intelligenza artificiale e utenti di intelligenza artificiale. Va bene, ci sono riflessioni sul piano del diritto da questo punto di vista, oppure si è all'anno zero? Sì, sì. Dico 10 secondi io poi. Sì, sì. Allora, quello che abbiamo citato, lo AI Act, questo atto, questo documento sull'intelligenza artificiale, è in discussione a livello europeo ed è una legge. Sarà un regolamento, giusto? Non è una direttiva, è un regolamento. Direi che sia un regolamento, sì. Sia un regolamento, sì. Quindi sarà direttamente applicabile, e quella sarà la legge, adesso non so se dire fondamentale, però sarà una delle leggi principali che l'Europa si dà per regolare questo strumento. Rubo solo ancora 30 secondi. Io personalmente penso che quando un governo nazionale dice: ah, adesso facciamo la legge sull'intelligenza artificiale a livello in Europa, stia perdendo tempo. Primo, perché c'è comunque in discussione questo AI Act. Secondo, perché i player di questo settore sono gli Stati Uniti, la Cina, pochi altri, Giappone, paesi arabi effettivamente, che hanno un sacco di soldi che noi gli diamo col petrolio perché non facciamo le rinnovabili, però chiudo la parentesi, e ci fregano anche i calciatori, sugli allenatori potrei anche... No, e scusate, io penso che il livello minimo di discussione sia quello europeo, quindi benissimo fare l'AI Act, che sia perfetto, giusto, non... facciamo fatica a dire, però quello è l'elemento che stiamo costruendo ad esempio negli Stati Uniti la settimana scorsa il Presidente degli Stati Uniti ha fatto un ordine esecutivo per cercare di mettere in fila tutta una serie di obblighi per le aziende, e c'era chi diceva no, avremmo dovuto fare come hanno fatto gli europei. Cioè, negli Stati Uniti ogni tanto vedo gente che dice che noi stiamo facendo bene, non so se... Io sinceramente, se non voglio sembrare io ho fatto un discorso al Parlamento. Il Parlamento Europeo ha un gruppo che si occupa di scienza, che è un ufficio specifico, e chiamano ogni anno uno a parlare. A me mi hanno chiamato nel 17, ora siamo nel 23. Sono 6 anni almeno che hanno in mente, che hanno d'occhio questa cosa qua, perché se no non mi chiamavano a me. Quando poi Ursula von der Leyen ha preso servizio e ha promesso che risolverà tutto quanto in 100 giorni, sembrava una stupidaggine, ma poteva dirlo perché dietro c'erano 5 anni di lavoro. Io non sono un esperto dell'Italia, ma secondo me l'Italia non ha 6 anni di lavoro pronto, Bruxelles sì, quindi ovvio che c'è tanta più expertise messa insieme, e sarebbe incredibile non usarla. Perfetto. C'è una domanda del nostro sindaco, Fabio Testi. Poi arriviamo là.
un sindaco naturale. Ah, sì, sì, sì. No, si parlava prima di leggi. Il giorno dopo che è stata completata la norma a livello europeo, se si fa la stessa domanda di produrre un regolamento all'intelligenza artificiale, che risposta ci possiamo aspettare? C'è un conflitto di interessi? Chiedere alla macchina di fare la legge? Un giorno qualcosa... Ma credo che verrà fuori una banalità, perché la macchina si è letta tutti gli articoli di tutti quanti gli accademici degli ultimi 15 anni che dicono sempre le stesse cose. Qualcosa viene fuori che ha un, che ha un suono plausibile, probabile. Ma io non mi fiderei. C'è un posto, sono due o tre posti nel mondo in cui non metterei le macchine. Se coincidono in linea di massimo le due norme, c'è un problema. Quindi. Sì, vuol dire che il Parlamento non c'è bisogno. È chiaro, è chiaro, è possibile. Facciamo una domanda là, poi mi dice Fantuzzi quando è arrivato il momento di chiudere. Sì, che secondo me sta arrivando, vedo la gente che si sta... Io da insegnante ho visto i classici segnali già da un po', la gente vuole prendere... Io firmo le copie da adesso un po', dopo una domanda, posso una domanda, poi firmo copie. Ok. Quando vedo uscire, io ho un trucco io, quando escono i telefonini o la gente comincia ad assopirsi a scuola, io dico sempre... Questa che dico adesso è una domanda di esame. E allora la gente si tira su per un po'. Ma siccome voi non fate l'esame, e io non ho una bottiglia di vino da promettervi, dico firmo le copie, ma mi rendo conto che è poca cosa. Prego. Buonasera. Vorrei chiedere una cosa legata ai discorsi sulle lezioni e sul marketing. Cioè, se è troppo ottimistico pensare che sia un condizionamento nel senso di voler dare risposte alle esigenze dei singoli e delle maggioranze e del popolo, come può essere nel marketing, proponendo prodotti che e l'intelligenza capisce che possono fare al caso mio e mi vengono proposti, manipolazione nel senso di condizionare poi la gente creando delle esigenze fasulle e artificiali. L'altra cosa che, e poi chiudo subito, parlava di algoritmi per la concessione dei mutui e siccome nella mia esperienza, come di tanti che conosco qui, c'è il lavoro con un'azienda, ma questi algoritmi sono a disposizione anche dei privati per non prendere le fregature, i bidoni, perché lo Stato potrebbe fare moltissimo per farci sapere che di chi ci possiamo fidare e chi no, anche semplicemente con una cosa di questo genere. Grazie. Facciamo una velocissima questa. Sì. Vedo tutti i segnali. Questa è l'ultima, ok? Vai, vai. Dunque, io credo che si può fare marketing benissimo con coscienza e con etica. Bisogna escludere alcuni campi. Il campo della democrazia è particolarmente importante perché se togliamo il concetto di voto libero e indipendente, abbiamo svuotato dall'interno tutta una serie di cose da cui dipendiamo. Quindi io farei un'eccezione fortissima sulla politica. E per gli altri campi non mi disturba, io non guardo la televisione, non faccio niente, però se uno vuole fare pubblicità che faccia, ma quello è un campo specifico da cui dipende tutto il resto, quindi credo che le leggi ne terranno conto. Io credo che sia ora di... Bene, noi ringraziamo il professor Nello Cristianini per essere stato con noi. Prima di dare la parola a Eleonora, mi è venuta una domanda. Ho letto l'altro giorno una bella intervista di Vito Mancuso, il filosofo teologo, e a una domanda sull'intelligenza artificiale lui ha risposto così: più che l'intelligenza artificiale mi preoccupa la stupidità naturale. Non vi faccio la domanda, dico solo che potrebbe essere un argomento per una prossima iniziativa di primo piano. Eleonora, prego, Eleonora. Si firma qua o si firma là? Adesso ci spiega Eleonora. Io devo solo fare dei gran ringraziamenti, quindi se voi avete altro... No, vai, così dopo poi il prof è a disposizione di tutti per firmare, per fare chiacchiere finali, eccetera. Quindi volevo ringraziare a nome di primo piano il pubblico numerosissimo di stasera, è stata una conferenza secondo me molto interessante per tutti, abbiamo capito tutti un po' di più, ringraziamo i nostri ospiti.
Ringraziamo ancora una volta gli sponsor che hanno permesso la serata, quindi Web Ranking, Duna Corradini, Bet Sistemi, Allianz e lo studio legale associato Franzoni Dittamo, il Comune di Correggio e il Sindaco Fabio Testi. La libreria Moby Dick ha il libro.